Il ribrezzo che Lucia provava nel tornare sopra memorie così recenti e così crudeli le fece più di una volta restare a mezzo. Più di una volta disse che non le bastava l'animo di continuare e, dopo molte lacrime, riprese la parola a stento. Ma un sentimento diverso la tenne sospesa a un certo punto del racconto, quando fu al voto. Il timore che la madre le desse dell'imprudente e della precipitosa. E che, come aveva fatto con l'affare del matrimonio, mettesse in campo qualche sua regola di coscienza e volesse fargliela trovare giusta. Per forza. Oh, che povera donna, dicesse la cosa a qualcuno in confidenza, se non altro per averne lume e consiglio, e la facesse così diventare pubblica. Cosa che Lucia solamente a pensarci si sentiva venire il viso rosso. Anche una certa vergogna della madre stessa, una ripugnanza inesplicabile a entrare in quella materia. Tutte queste cose insieme fecero che nascose quella circostanza importante, proponendosi di farne prima la confidenza al padre Cristoforo. Ma come rimase allorché, domandando di lui, si sentì rispondere che non c'era più, che era stato mandato in un paese lontano, lontano, in un paese che aveva un certo nome. E Renzo, disse Agnese. È in salvo, non è vero? Disse ansiosamente Lucia. Questo è sicuro perché tutti lo dicono. Si tien per certo che si sia ricoverato nel Bergamasco, ma il luogo proprio nessuno lo sa dire, e lui finora non ha mai fatto sapere nulla, che non abbia ancora trovato la maniera. Ah, sei in salvo, si è ringraziato il cielo, disse Lucia. E cercava di cambiare discorso, quando il discorso fu interrotto da una novità inaspettata, la comparsa del cardinale arcivescovo. Questo, tornato di chiesa, dove l'abbiamo lasciata, sentito dall'innominato che Lucia era arrivata, sana e salva, era andata a tavola con lui, facendolo sedere a destra, in mezzo a una corona di preti che non potevano saziarsi di dare occhiate a quell'aspetto così ammansato, senza debolezza, così umiliato senza abbassamento, ed il paragonarlo con l'idea che da un cotempo si era fatta del personaggio. Finito di desinare, loro due si erano ritirati di nuovo insieme. Dopo un colloquio che durò molto più del primo, l'innominato era partito per il suo castello, su quella stessa mula della mattina, e il cardinale, fatto continuare a chiamare il curato, gli aveva detto che desiderava ad essere condotto a casa da dove era ricoverata Lucia. Oh, monsignore, aveva risposto il curato, non si incomodi, manderò io subito ad avvertire che venga qui la giovane. La madre si è arrivata, anche gli ospiti, se un monsignore li vuole, tutti quelli che desideravo, signoria illustrissima. Desidero andare io a trovarli, aveva replicato Federico. Vossignoria illustrissima non deve incomodarsi, manderò io subito a chiamarli. È cosa di un momento, aveva insistito il curato, guastamestieri, buon uomo nel resto, non intendendo che il cardinale voleva con quella visita rendere onore alla sventurata, all'innocenza, all'ospitalità e al suo proprio ministero in un tempo. Ma avendo il superiore espresso il medesimo nuovo desiderio, l'inferiore si chinò e si mosse. Quando i due personaggi furono veduti spuntare dalla strada, tutta la gente che c'era andò verso di loro e in pochi momenti ne accorse la gran parte, camminando loro ai fianchi chi poteva e chi altri dietro alla rinfusa. Il curato badava di dire: via, indietro, ritiratevi, ma. Federico gli diceva: lasciateli fare, e andava avanti, ora alzando la mano a benedire la gente, e ora abbassando ad accarezzare i ragazzi che gli venivano tra i piedi. Così arrivarono alla casa e c'entrarono. La folla rimase ammontata al di fuori, ma nella folla si trovava anche il sarto, il quale andò dietro come tutti gli altri, con gli occhi fissi, con la bocca aperta, non sapendo dove si riuscirebbe. Quando vide quel dove inaspettato, si fece largo, pensate con un po' di strepito, gridando e rigridando: lasciate passare chi ha da passare, e entrò. Agnese e Lucia sentirono un ronzio crescente nella strada. Mentre pensavano cosa potesse essere, videro l'uscio spalancarsi e comparì il porporato col parroco. È quella? Domandò il primo al secondo. E a un cenno affermativo andò verso Lucia, che era rimasta lì con la madre, tutte e due immobili e mute della sorpresa e della vergogna. Ma il tono di quella voce, l'aspetto, il contegno e soprattutto le parole di Federico l'ebbero subito rianimate. Povera giovane, cominciò, Dio ha permesso che foste messa a gran prova, ma
ma va anche fatto vedere che non aveva levato l'occhio da voi, che non vi aveva dimenticata, va rimessa in salvo e si è servita di voi per una grande opera, per fare un gran misericordia a uno e per sollevare molti dello stesso tempo. Qui comparve nella stanza la padrona, la quale al rumore si era affacciata anch'essa alla finestra e, avendo veduto chi vi entrava in casa, aveva sceso le scale di corsa, dopo essersi raccomodata alla meglio. E quasi nello stesso tempo entrò il sarto da un altro uscio, vedendo arrivato il discorso, andarono a riunirsi in un canto, dove rimasero con gran rispetto. Il cardinale, salutateli cortesemente, continuò a parlare con le donne, mescolando ai conforti qualche domanda, per vedere se nelle risposte potesse trovare qualche congiuntura di far del bene a chi aveva tanto patito. Bisognerebbe che tutti i preti fossero come Vossignoria, che tenessero un po' dalla parte dei poveri e non aiutassero a mettere in imbroglio per cavarsene loro, disse Agnese, animata dal contegno così familiare e amorevole di Federico, e stizzita dal pensare che il signor Don Abbondio, dopo aver sempre sacrificato gli altri, pretendesse poi anche di impedire loro un piccolo sfogo, un lamento con chi era al di sopra di lui, quando per un caso raro ne era venuta occasione. Dite pure tutto quello che pensate, disse il cardinale, parlate liberamente. Voglio dire che se il signor nostro curato avesse fatto il suo dovere, la cosa non sarebbe andata così. Ma facendo il cardinale nuove istanze perché si spiegasse meglio, quella cominciò a trovarsi impacciata a dover raccontare la storia nella quale aveva anch'essa una parte che non si curava di far sapere, specialmente a un tal personaggio. Trovò però il verso da accomodarla con un piccolo stralcio, raccontò del matrimonio concertato, del rifiuto di Don Abbondio, non lasciò fuori il pretesto dei superiori che lui aveva messo in campo, a Agnese, e saltò all'attentato di Don Rodrigo, e come essendo stati avvertiti avevano potuto scappare, ma sì, soggiunse e concluse, scappare per incappucciarci di nuovo. Se invece il signor curato ci avesse detto sinceramente la cosa e avesse subito maritati i miei poveri giovani, noi ce ne andavamo via subito, tutti insieme, di nascosto, lontano in quel luogo che neanche l'aria non avrebbe saputo. Così si è perduto tempo ed è nato quel che è nato. Signor curato, mi renderà conto anche di questo fatto, disse il cardinale. No, signore, no, no, disse subito Agnese. Non ho parlato per questo, non lo gridi, perché già quel che è stato, e poi non serve a nulla. È un uomo fatto così, tornando il caso farebbe lo stesso. Ma Lucia, non contenta di quella maniera di raccontare la storia, soggiunse: anche noi abbiamo fatto del male. Si vede che non era la volontà del Signore che la cosa dovesse riuscire. Che male avete potuto fare voi, povera giovane? Disse Federico. Lucia, malgrado gli occhiacci che la madre cercava di farla sfuggita, raccontò la storia del tentativo fatto in casa di Don Abbondio e concluse dicendo: abbiamo fatto male e Dio ci ha castigati. Prendete dalla sua mano i patimenti che avete sofferti e state di buon animo, disse Federico, perché chi avrà ragione di rallegrarsi e di sperare, se non chi ha patito e pensa di accusar se medesimo? Domandò allora dove fosse il promesso sposo e, sentendo da Agnese, Lucia stava zitta con la testa e gli occhi bassi, che era scappato nel suo paese, ne provò e ne mostrò meraviglia e di piacere e volle sapere il perché. Agnese raccontò alla meglio tutto quel poco che sapeva della storia di Renzo. Ho sentito parlare di questo giovane, disse il cardinale, ma come mai uno che si trovò involto in affari di quella sorta poteva essere intrattato di matrimonio con una ragazza così? Era un giovane da bene, disse Lucia facendo il viso rosso, ma con voce sicura. Era un giovane quieto, fin troppo, soggiunse Agnese, e questo lo può domandare a chi che sia, anche il signor curato. Chissà che imbroglio avranno fatto laggiù, che cavole. I poveri, ci vuol poco a farli comparire birboni. È vero, purtroppo, disse il cardinale. Mi informerò di lui e senza dubbio, e fattasi dire nome e cognome del giovane, ne prese l'appunto su un libricino di memoria. Aggiunse poi che contava di portarsi al loro paese tra pochi giorni, che allora Lucia potrebbe venire là senza timore e che intanto penserebbe a provvederla ad un luogo dove potesse essere al sicuro finché ogni cosa fosse accomodata per il meglio.
Si voltò quindi ai padroni di casa, che vennero subito avanti, rinnovò i ringraziamenti che gli aveva fatti fare dal curato e domandò se sarebbero stati contenti di ricoverare per pochi giorni le ospiti che Dio le aveva mandate. «Oh sì, signore», rispose la donna con un tono di voce e con un viso che esprimeva molto più che dell'asciutta risposta, strozzata dalla vergogna. Ma il marito, messo in orgasmo dalla presenza di un tale interrogatore, dal desiderio di farsi onore in un'occasione di tanta importanza, studiava ansiosamente qualche bella risposta. Raggrizzò la fronte, l'arco dell'intelletto, cercò, frugò, sentì di dentro un cozzo di idee monche e di mezze parole, ma il momento stringeva. Il cardinale accennava di aver interpretato il silenzio, le pomerò, aprì la bocca e disse: «Si figuri». Altro non gli volle venire, cosa di cui non solo rimase avvilito sul momento, ma sempre poi quella rimembranza inopportuna gli guastava la compiacenza del grande onore ricevuto. E quante volte, tornandoci sopra e rimettendosi col pensiero in quella circostanza, gli veniva in mente, quasi per dispetto, parole che tutte farebbero stata meglio di quell'insulso, si figuri. Ma come dice un antico proverbio, del senno di poi ne son piene le fosse. Il cardinale partì dicendo: «La benedizione del Signore sia sopra questa casa». Domandò poi la sera al curato come si sarebbe potuto in modo convenevole ricompensare quell'uomo che non doveva essere ricco dell'ospitalità costosa, specialmente in quei tempi. Il curato rispose che per verità né i guadagni della professione né le rendite di certi campicelli che il buon sarto aveva del suo non sarebbero bastati in quell'annata a metterlo in stato d'essere liberale con gli altri, ma che avendo fatto degli avanzi negli anni addietro si trovava dei più agiati del contorno e poteva fare qualche spesa di più senza dissesto, come certo facevo questa volentieri, e che del rimanente non ci sarebbe stato verso di fargli accettare nessuna ricompensa. Avrà probabilmente, disse il cardinale, crediti con gente che non paga, che non può pagare. Pensi, monsignore illustrissimo, questa povera gente paga con quel che le avanza dalla raccolta dell'anno scorso. Non avanza nulla, in questo tutti rimangono indietro del necessario. Ebbene, disse Federico, prendo io sopra di me tutti quei debiti e voi mi farete il piacere di avere da lui la nota delle partite e di saldarle. Sarà una somma ragionevole, tanto meglio, e avrete purtroppo di quelli ancora più bisognosi che non hanno debiti perché non trovano credenza. Purtroppo si fa quel che si può, ma come arrivare a tutto in tempi di questa sorte? Fate che lui li vesta a mio conto e pagatelo bene. Veramente in quest'anno mi par rubato tutto ciò che non va in pane, ma questo è un caso particolare. Non vogliamo però chiudere la storia della giornata senza raccontar brevemente come la terminasse l'innominato. Questa volta la nuova della sua conversione l'aveva preceduto nella valle, vi si era subito sparsa e aveva messo per tutto uno sbalordimento, un'ansietà, un cruccio, un sussurro. Ai primi bravi osservatori, era tutt'uno che vide, accennò che lo seguissero e così divano in mano. Tutti venivano dietro con una sospensione nuova e con la suggezione solita, finché con un seguito sempre crescente arrivò al castello, accennò a quelli che si trovavano sulla porta che gli venissero dietro con gli altri, entrò nel primo cortile, andò verso il secondo e lì, essendo ancora a cavallo, mise un suo grido tornante. Era il segno usato al quale correvano tutti quelli di suoi che l'avessero sentito. In un momento quelli che erano sparsi per il castello vennero dietro alla voce e si univano ai già radunati, guardando tutti il padrone. «Andate ad aspettarmi nella sala grande», disse loro, e dall'alto la sua cavalcatura gli stava a veder partire. Ne scese poso, poi l'amenò lui stesso alla stalla e andò dove era aspettato. Al suo apparire cessò subito il grande bisbiglio che c'era, tutti si ristrinsero da una parte lasciando il vuoto per lui, un grande spazio nella sala. Potevano essere una trentina. Il nominato alzò la mano come per mantenere quel silenzio improvviso, alzò la testa che passava tutte quelle della brigata e disse: «Ascoltate tutti e nessuno parli se non è interrogato. Figlioli,
La strada per la quale siamo andati finora conduce nel fondo dell'inferno. Non è un rimprovero che voglio farvi, io che sono avanti a tutti, il peggiore di tutti. Ma sentite ciò che vado a dire. Dio misericordioso mi ha chiamato a mutare vita e io la muterò, l'ho già mutata. Così faccia con tutti voi. Sappiate dunque e tenete per fermo che sono risoluto di prima di morire che far più nulla contro la sua santa legge. Levo a ognuno di voi gli ordini scellerati che avete da me. Voi mi intendete, anzi vi comando di non far nulla di ciò che vi era comandato. E tenete per fermo ugualmente che nessuno da qua avanti potrà far del male con la mia protezione al mio servizio. Chi vuole restare a questi patti sarà per me come un figliolo e mi troverei contento alla fine di quel giorno in cui non avessi mangiato per satollare l'ultimo di voi come con l'ultimo pane che mi rimanesse in casa. Chi non vuole gli sarà dato quello che gli è dovuto di salario. È un regalo di più, potrà andarsene, ma non metta più piede qui, quando non fosse per mutar vita, che per questo sarà sempre ricevuto a braccia aperte. Pensateci questa notte, domattina vi chiamerò a uno a darmi la risposta e allora vi darò nuovi ordini. Per ora ritiratevi ognuno nel suo posto e Dio che ha usato con me tanta misericordia vi mandi il buon pensiero. Qui finì e tutto rimase in silenzio. Per quanti vari e tumultuosi fossero i pensieri che le bollivano in quei cervellacci, non ne apparve di fuori nessun segno. Erano avvezzi a prendere la voce del loro Signore come la manifestazione di una volontà con la quale non c'era da ripetere. E quella voce, annunziando la volontà era mutata, non dava punto d'indizio che fosse indebolita. A nessuno di loro passò neppure per la mente che per essere lui convertito si potesse prendergli il sopravvento, rispondergli come a un altro uomo, vedendo in lui un santo, ma uno di quei santi che si dipingono con la testa alta e con la spada in pugno. Oltre il timore avevano anche per lui, principalmente che erano nati sul suo ed erano la gran parte, un'affezione come due uomini ligi. Avevano poi tutti una benevolenza d'ammirazione e alla sua presenza sentivano una specie di quella, dirò pur così verecondia, che anche gli animi più esotici e più petulanti provavano davanti a una superiorità che hanno già riconosciuta. Le cose poi che allora avevano sentite da quella bocca erano bensì odiose alle loro orecchie, ma non false né affatto estranee ai loro intelletti. Se mille volte se ne erano fatti E beffe, la non cena vanno per cui era almeno che piacere. Stai rompendo due le minuti da me, scatole. per piacere smetti. Le cose poi che loro non sentite da quella bocca erano bensì odiose alle loro orecchie, ma non false, né affatto estranee ai loro intelletti. Se mille volte ne avevano fatti beffe, non erano già perché non le credesse, ma per venire con le beffe la paura che gliene sarebbe venuta a pensarci sul serio. E ora, avendo l'effetto di quella paura in un animo come quello del loro padrone, chi più meno, non ce ne fu uno che non gli se ne attaccasse.